consapevoli i pericoli dell'apnea notturna e ancora sconfiggere il fungo letale. Questa è Newsroom, le nostre notizie dal mondo. Il nostro modo di pensare e di prendere decisioni spesso è influenzato da bias cognitivi, ovvero da errori sistematici che causano valutazioni sbagliate. In ambito legale, questi bias possono avere un impatto negativo sull'imputabilità e sull'errore giudiziario. Noi di Pop News ci siamo fatti spiegare come i bias agiscono sulla nostra mente da Cristina Scarpazza, ricercatrice al Dipartimento di Psicologia Generale dell'Università di Padova, che ha parlato del fenomeno in occasione del 5° convegno di psicologia giuridica organizzato dalla Fondazione Gulotta. Essenzialmente l'essere umano in quanto tale è soggetto a delle distorsioni cognitive che sono chiaramente inconsce, quindi uno non fa apposta ad avere un modo di ragionare che non riflette esattamente il pensiero scientifico, e questo può impattare sulle conclusioni a cui giunge in tema di imputabilità e chiaramente può influire anche sulla decisione del giudice, visto che il giudice si affida molto anche al consulente tecnico. Per esempio, un modello scientifico che ha classificato tutti questi errori o distorsioni cognitive e sostiene appunto che queste distorsioni cognitive possono avvenire sia a livello, se trasliamo questo modello alla psicopatologia forense, sia nel momento in cui il clinico osserva una persona e quindi descrive i sintomi di quella persona, sia nel momento in cui ha osservato i sintomi li deve interpretare per formulare un'ipotesi diagnostica. Ma quali sono i tipi di bias cognitivi più comuni? Ne parleremo tra poco nel nostro approfondimento. L'apnea notturna acuta negli anziani potrebbe essere connessa a gravi problemi al cervello. E questo quanto emerso da uno studio condotto dalla Mayo Clinic di Rochester, in Minnesota, e pubblicato sulla rivista Neurology. Il team di studiosi avrebbe individuato un legame tra l'apnea notturna dei più adulti e una maggiore quantità di uno specifico biomarcatore nel cervello, il quale potrebbe aumentare il rischio di demenza o di ictus. Esaminando i risultati delle risonanze magnetiche effettuate su 140 anziani con apnea, è emerso che i casi più gravi avevano una quantità elevata di lesioni nella sostanza bianca del cervello. Saranno necessarie ulteriori ricerche per comprendere appieno questa connessione e per chiarire se i problemi del sonno influenzino i biomarcatori cerebrali o viceversa. Di conseguenza sarà fondamentale anche chiarire se migliorare la qualità del sonno potrà modificare l'andamento dei biomarcatori. La manita falloide, o più comunemente detto l'angelo della morte, è il fungo più letale esistente in natura. Pare però che dei ricercatori cinesi e australiani abbiano individuato un potenziale antidoto, in grado di inibire la tossina presente all'interno di questo fungo letale. Lo studio, pubblicato sulla rivista Nature Communications, indica l'indocianina verde come la sostanza in grado di bloccare gli effetti della tossina. I ricercatori hanno evidenziato effetti positivi sui topi trattati 4 ore dopo l'avvelenamento, ma non in quelli trattati 8 o 12 ore dopo. Questo suggerisce dunque che l'antidoto dovrebbe essere somministrato il prima possibile. L'avvelenamento da funghi è la principale causa di mortalità negli incidenti di intossicazione alimentare in tutto il mondo. Inoltre, nelle sue prime fasi di crescita, questo specifico fungo letale può somigliare a numerosi altri funghi, traendo così in inganno i cercatori più esperti.